Sims. E non... Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono... Valuccia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge. Ebbene sì, siamo... direi non in casa Rainbow. Ragazzi, siamo a Granite Falls perché, come potete vedere, si festeggia il 1° maggio, la festa dei lavoratori. E direte, ma come mai non sono tutti qui? Tu, piccoletta, tu... Sviluppiamo l'abilità di... Ci tenevi tanto, vuoi fare un po' di programma di videogioco? No, dai, continua col videogioco. Vi spiego qual è la situazione attuale. Grayson, stranamente, ha deciso, non è stata un'idea di Gracie, di festeggiare fuori il 1° maggio. E cosa ha pensato di fare? Di organizzare appunto un paio di giorni a Granite Falls, perché vi mostro il calendario. Oggi, vabbè... Siamo in ritiro, in riva al lago. Il giorno dopo ho comunque prenotato la festicciola. Vedete? Fino qua, ragazzi, fino a venerdì. Perché, vabbè, lui ha la scadenza dell'ingaggio, lui dovrebbe andare a lezione, quindi poi vedremo comunque. Io per sicurezza l'ho fatta fare fino qua. E lui, vabbè, la scuola chi se ne frega. Comunque, vabbè. Dicevo, quello che mi preme di più è l'università di Ahiro, perché vorrei appunto che concludesse con un buon voto. Però siamo qui soltanto con loro perché ho pensato di dedicare questo 1° giorno di festa alle coppie. Però direte, perché Valeria allora è qui, che poverina si sente anche parecchio a disagio, perché insomma in mezzo alle coppiette direi che chiunque si sentirebbe a disagio. Senti, fai una cosa, le puoi consigliare tipo una crema per il viso? Sì, vabbè, a parte il selfie che gliene frega a lei in questo momento. No, se potevi consigliarle tipo qualcosa... Ma credo di no, va bene, non importa. E dicevo, perché Valeria è qui allora? Perché non appena il nostro Ahiro avrà finito di andare a lezione, insomma ora non posso nemmeno cliccarlo per mostrarvi, aveva comunque un paio di lezioni, come appunto gli ultimi 2 corsi da seguire, ci raggiungerà qui. Non ci raggiungerà a Gure, perché questo appunto è un 1° giorno con solo coppie, non mi andava di farlo sentire a disagio, però io ho già organizzato tutto. Allora, ho ipotizzato che in questa stanza, ovviamente ragazzi per ipotesi, perché sapete benissimo che non potendo controllare gli altri sim, come Fui Fui, come Valeria e quindi come Kyra, faranno quello che vogliono, però ho immaginato che questa sarà la stanza di Gracie, questa qui sarà la stanza di Ahiro, questa qui sarà la stanza di Grayson e quindi ovviamente questa sarà la stanza di Gracie con Fui Fui, questa sarà la stanza di Ahiro con Valeria e questa sarà la stanza di Grayson con Kyra. E il 2° giorno di vacanza, perché credo proprio che li farò restare in vacanza soltanto fino a giovedì, perché venerdì abbiamo il compleanno, insomma vorrei di entrambi, vorrei ecco sia di Purune che del Papino. Ho allestito questa stanzetta, cioè l'ho modificata più che altro, quindi questo sarà il letto di Gure, questo di Plumbob e questo della piccola Purune, perché sì, ci raggiungeranno anche loro. Sarà una sorta di prefesticciola di compleanno del nostro Ahiro. Peccato che deve andare a lezione, ora io non so se può andare a lezione anche trovandosi qui, vi dico la verità, però ecco, se riuscirà a farlo magari ci faremo qualche giorno qui, dopotutto ci può anche stare. Iniziamo, loro sono arrivati, lui l'ha stretta immediatamente, lei ha baciato lui e lei invece ha consolato, sta in un certo qual modo consolando Valeria, ma forse sarei dovuta insomma partire... qualche ora dopo, magari, non lo so, con... avrei dovuto aspettare l'arrivo di Ahiro, magari, e lei invece dirà, ma no, ma non dire sciocchezze, condividi lo spirito della festa dei lavoratori. Tu dovevi essere subito dei nostri, vedrai che ci divertiremo, vero tesoro, che ci divertiremo, e racconta una storia incredibile, ok. Qui abbiamo... Sion, vabbè, come si chiama? Abbiamo lui, che magari sarebbe il caso di andarsi a presentare, Grayson, visto che sei tu il responsabile, immagino avrà parlato proprio con lui. Mi hai stupito così tanto, che bello trovarci qui, sai che non ci sono mai venuta? E lui, sai che è la prima volta anche per me? Ragazzi, diciamo che lui è un po'... in questo momento è tanto felice, cioè beh, è bello energico, vedete, molto carico. Tra l'altro le ho fatto prendere una pozione perché, a differenza della sorella, di Ahiro, insomma degli altri che erano messi abbastanza bene, lui stava uno schifo perché l'ho fatto cantare cercando di fargli aumentare un po' il livello dell'abilità e siamo qua, ragazzi, al 71% del livello 8 ovviamente, quindi siamo quasi vicini al 9, dai, dobbiamo faticare un altro po'. Che c'è? Ti prego, dimmi che non è l'arnia. È l'arnia, ovviamente, perché stupirsi. Però dicevo, si sente un po' diviso a metà, da una parte felicissimo, è qui con la donna che ama, finalmente ha trovato la sua anima gemella, è qui con sua sorella che si è sistemata, sembra anche lei, guardate lo sguardo che sta rivolgendo a Fui Fui, vero tesoro? Che non è un problema che lei sia già qui con noi, diglielo anche tu. E lui, ma certo che non è un problema, anzi Valeria, è una felicità. Va bene. Sembra uno sguardo da pazza, però vabbè tesoro, più che altro da serial killer, ma vabbè. Però dall'altra questo è anche il posto dove Milton portava sempre Hiro, dove Hiro portava Ahiro, e quindi c'è anche molto trasporto, diciamo, no? In questo luogo, non necessariamente in questa casa, ma proprio in questo luogo, proprio a Granite Falls. E lui, insomma, deve imparare un po' a convivere con questi sentimenti contrastanti. È faticoso, ma si sta sforzando. Quindi immagino che ora dirà: tesoro, scusami un secondo, ma deve essere il signore con cui ho parlato al telefono per organizzare la vacanza. Mi concedi soltanto un minuto? Non ho portato nemmeno tutte le cose per pulire, tesoro. Siamo in vacanza! Dobbiamo soltanto pensare a divertirci e a rilassarci. Ciao amici, sono Sione, come ti chiami? Sì, il vostro amichevole ranger della foresta. Sono un'enciclopedia del campeggio, quindi se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Perfetto. Insomma, non siamo mica dei robot, giusto tesoro? Non possiamo stare sempre a programmare tutto. Oh, ama l'aria aperta e fregano il ghiottone, va bene. Non ti piace il tizio, Grayson? Ma sai, è un po' uno che si, come dire, è un po' pesante, però che devi fare? Beh, potevi almeno salutarlo, fatti accarezzare, tesoro. Siamo qui per rilassarci, no? Goditi questi momenti e non pensare alle negatività. Va bene, hai ragione, hai veramente ragione. Quindi ti sei andato a presentare da lontano, ti sei presentato? Dai, almeno sii riconoscente però, quindi poi interrompiamo questa cosa e lui sarà, guarda, io la ringrazio tantissimo per tutte le informazioni, insomma, che mi ha fornito. Questa cassetta della posta fa schifo. Cosa pensavi di trovare qua? Scusami, hai capito dove ci troviamo, vero? Vai a parlare con lui, sono sicura che è una persona così a modo, va bene. No, sta arrivando qua, ok. Dovevamo dire, almeno chiedere se ci fa, insomma, il coso, come si chiama, il canestro da basket. Sai, tuo fratello ci tiene molto. Sarebbe stata un'attività divertente. Sì? Beh sì, potremmo anche chiedere se possono installarlo. Divertente? Ok, va bene. Temo si divertirebbe soltanto Grayson, detto proprio fra noi, ma va bene. Allora, facciamo luci automatiche, tutte le luci, perché non amo che sia tutto acceso. E... ragazzi, per chi non la conoscesse, questa è la casa, l'abbiamo vista nelle mie partite più di una volta, e tendo sempre, avendo famiglie sempre numerose, a prendere questa. Eccola qui, in tutto il suo splendor, eccola, e quindi vorrei un attimino che fosse sia una vacanza di gruppo, tutti insieme, tutti a divertirsi, ma anche... un momento per ritagliarsi un po' di tempo per le coppie, quindi... dai, un po' di intimità ci sta, quindi forza, che c'è? Produce un nuovo brano, ma dove? Compra il tapirulano, ragazzi, lasciamo stare i capricci simmici, perché altrimenti non ne usciamo più. Ok, è stato veramente gentile da parte sua, ma figuratevi, per me è un problema, anche se a me sto tizio non mi piace, guarda, la cosa è reciproca. Allora, vai anche tu a presentarti, tesoro, quindi facciamo... presentazione garbata, perché la trovo una cosa comunque giusta, spirito grato. Oh ragazzi, ma davanti al Signore fare queste cose, vi prego, contenetevi. Non vedo l'ora di stare un po' sola con te. Tesoro, abbiamo capito l'intento qual è, però diamoci pure una calmatina, no? Proprio leggera, leggera, calmata. Ok, dice, beh, vogliamo, non lo so, fare qualcosa insieme di divertente? Certo, qualunque cosa, ok, va bene. Quindi direi che, visto che lui è uno sportivo comunque, no? In un certo qual modo cerca delle attività comunque, no? Fatemi vedere Valeria dove è andata, perché magari le proponiamo di unirsi a noi, a meno che non sia andata in bagno o altro. Lei sta controllando la pulizia degli ambienti, fai benissimo tesoro. Quindi gioca con, ok, le due ragazzuole. Sì, l'abbiamo capito. Ah, compie tutti i compiti con sicurezza e ritiene di aver tratto dal corso tutte le conoscenze che poteva. Teniamolo d'occhio perché vi assicuro che tra non molto dovrà andare di nuovo. Sì, poi lo farò partecipare, però intanto sviluppabilità. No, vorrei che tu curassi il giardino. Perfetto, voi due, ora lei potrebbe andarsene, ci fa sto piacere, la prego. No, non la inviteremo mai ad entrare, quindi per cortesia ora io proverò con le buone a dirle arrivederci, ecco, arrivederci, per cortesia, la supplico se ne vada. Poi dopodiché, insomma, inizierò con metodi un po' meno buoni, quindi vada. Oh. Insomma, mio fratello mi ha parlato di un gioco interessante. Basta che non ci fa puzzare, Grayson, ti avviso, non voglio puzzare come uno stivale vecchio e sporco. Oh, sarebbe una cosa terribile, no, no, niente fatiche in questa vacanza, ok, va bene. Oh, sì, mi piace. Fai a romanzia con Fui Fui, chi se ne frega, lascia stare, vai. Tesoro, vuoi unirti a me? Guarda che spettacolo meraviglioso. E lei va qua giù. No, io non rispondo, perché non è lei che deve occuparsi della scuola. Però mi piace questa inquadratura così. Posso fare una foto? Oh, guardate che carini, mi piace, e vorrei farne anche un'altra così. In realtà qui l'unico che potrebbe forse occuparsi, però dai, è impossibile non rispondere. Ciao Gracie, oggi abbiamo raccolto per te alcuni ruoli assolutamente favolosi. Facci sapere quale ruolo ti interessa e invieremo una richiesta per assicurarci un'audizione. Ok. Le creature della foresta, vuoto ballo, spot pubblicitario della prima serata, fare musica. Veramente valorizzata, dignità, detective, lo sceriffo di Alpha Centauri. Ma lei non ha il livello 7 di comicità. Vabbè, poi vedremo, al momento siamo in vacanza, dai. Siamo in vacanza, vogliamo restarci, quindi per cortesia. Lui immagino che entrerà in casa e dirà, Valeria, ti unisci a noi? Stiamo andando a fare una partita qui fuori. Ah, sta qua, ok, niente, come non detto. Come non detto, Valeria! Allora che fai, ti unisci a noi per questa partita? Vai così, Vale, inizia tu. Ok, perfetto, vediamo. Sì, lo so, ci sono gli insetti. Vai così. Aspettate, voglio fare una foto. Vediamo. Fa caldo però, ragazzi. Potreste anche alleggerirvi. Non vorrei che tra non molto iniziaste, appunto, a sentire caldo. Quindi alleggeritevi. Quindi cambia outfit, facciamo questo. Facciamo un po' con tutti, cambia outfit, tesoro tu. Questo dai, è un po' più da costume però vabbè. Anche tu cara, cambia outfit, non sia mai che vi prende un coccolon, questo. Oh dai, mi piace. E occupiamoci anche ovviamente di Gracie. Scusa, ma dov'è? Ok, Gracie, non ti preoccupare tesoro, ci penso io. Mac Dresser, cambia outfit. Facciamo questo, dai. Quindi dov'è andato? Vai qui insieme. Allora, vogliamo il fuoco, va bene. Poi vogliamo il barbecue. È già l'una e qualcosa, ma voi non avete ancora fame. Poi, vabbè, da bere e lo spirito grato. Ok, quindi vediamo un attimino, dai. Sicuramente lei verrebbe qui. Notare che ha il desiderio di ballare per un'ora accendi, lei farà vediamo, pop latino. Questo è un po' il suo stile, quindi al minimo. Ah, bello di casa, ti devo cambiare, altrimenti ti prende il coccolone. Quindi facciamo MAC dresser, cambia outfit e cambiamo con questo. Lui è sempre un po' sull'elegantino, quindi balla insieme, andate a scatenarvi, dai, scatenatevi. Grayson, è ancora il tuo turno, tesoro? Quando arriva Hiro mi sento terribilmente in imbarazzo, perché loro si lanciano occhiate, voglio dire, state calmi ragazzi, non me la mettete a disagio, vi prego. Dopo resteremo un po' da soli, vero? Ok, va bene, non voglio sapere. Lui è molto fiducioso di restare solo con lei, finalmente. Eh sì, è un momento da immortalare, no? Che cosa succede? Perché sei così sconvolto? Oh, santa Peppa. Chiami il tuo lui a ballare, per favore. Invita Fui Fui a ballare, avanti, su, scatenatevi nelle danze voi. Oh, tocca a lei. Tocca alla nostra Kyra, forza Kyra. Stavolta magari facciamo un'inquadratura così, tanto è giusto per vedere, giusto per avere anche una foto di record. Come va? Concentrati, è sparito il co... Beh, non hai fatto proprio un bel lancio, tesoro. Dai, riprova. Vai. Peggio di prima, a me sembra. Ah, questi insetti sono così fastidiosi, lo so. Balla al ritmo della musica dello stereo, va bene, anche tu poi vuoi ballare. Che c'è? Pelle accapponata per la stravaganza dell'assenza di contatti, lo so, Grayson. Trova pace però, tesoro. L'hai voluto organizzare tu, tra l'altro, questa cosa, quindi... non vedo per quale motivo devi, insomma, stressarti. Ok, perfetto. La lezione di Hiro inizierà fra circa un'ora, dopodiché, ragazzi, ovviamente, intanto sviluppi l'abilità di logica, dopodiché ovviamente lo porterò qui, per povera Valeria, altrimenti... Insomma, loro sono carini a tenerle compagnia, per carità, però... Oh, e loro sono qui che chiacchierano. Sai, sei dolce come un cupcake, tesoro. Dici? Sì, e come ti muovi, insomma... Si vede che sei una ballerina nata. Non appena avrai completato questo balla per un'ora, tesoro, faremo anche altro, eh? Ecco, ovvero flirtare con lui. Quindi potresti magari già iniziare a farla questa cosa, romantico. Perché immagino che lei dirà qualcosa del tipo: non vedevo l'ora di restare da sola con te, lo sai? E lui, beh, davvero, lui è sempre quello che si... È stato bello uscire di casa oggi, sono felice di aver preso questa decisione. Lui è quello che subito diventa rosso, me lo immagino io, che si imbarazza. Ecco, ora spegni però, basta ballare. Volete veramente questo canestro? Beh, sarebbe carino metterlo per avere un'attività in più. Se non ricordo male, ragazzi, qui fuori c'è molto spazio, quindi perché no? Potremmo prenderlo il canestro. Quindi no, da muro no. Anche se da muro no, poi troppo poco spazio, no no no. Un bel canestro, dai, verde. Così, semplice semplice. Così, insomma, se poi vorrete giocare potrete farlo. Visto che, insomma, devono trattenersi qui per qualche giorno, si spera. Ok, l'hai comprato, tesoro, dai. Stringi Fui Fui. Lui, davvero? Volevi stare con me da solo? Ma certo, tesoro. Insomma, dobbiamo o non dobbiamo? Facciamo... dov'è? Stringi. Conoscerci ancora meglio. Sì, sono anni che vi conoscete. Loro sono veramente tanti anni, perché lei fa questo lavoro da anni, ha lavorato con lui come regista in più di un'occasione, quindi si conoscono fin troppo bene. Ma guardate quanto sono carini, io li adoro, mi piacciono veramente tanto. Spero con tutto il cuore che piacciono anche a voi, ragazzi, perché sapete, io sto registrando questi episodi che insomma i precedenti sono ancora ben lontani dall'essere stati pubblicati sul canale, sono già programmati e tutto, ma ci vuole. Guardate questi due! Ma non si staccano proprio gli occhi di dosso! Ma cosa avete? Mamma mia, Valeria, ti credo che è a disagio lei. Arriva presto, ti prego tesoro. Lo so. Hai ragione. E quindi spero davvero che Fui Fui vi piaccia. Poi ragazzi, voglio dire, sarà l'uomo di tutta la vita? Questo noi non possiamo saperlo ovviamente, quindi chissà. Lei vuole fare fichi fichi, ma va? È una cosa che non mi stupisce proprio per niente. Quindi a parte l'arnia, che ragazzi veramente starnia. Ammirati allo specchio, compra uno stereo, c'è. Ma ammirarti allo specchio tesoro, sei così bella già. Cerca informazioni sui vampiri, che cosa te ne fai non lo so. Però potreste accomodarvi qui. Qui, dai, così non arriverà nessuno a disturbarvi, ovvero vedete Valeria. Non è così strano condividere un cassettone? Insomma abbiamo no dai, perché non ti puoi accomodare qua? Abbiamo lavorato insieme per così tanti anni, che cosa stai facendo? Complimentati per l'aspetto ragazzi, la nostra è proprio lanciatissima. Romantico, quindi facciamo complimento super romantico anche. Ti sei seduto lontano perché sei imbarazzato, ma tesoro state insieme ormai, quindi potresti anche un attimino scioglierti un pochino, dai esprimi affetto. Lei comunque si sente veramente tanto lusingata che lui, come lamentati del primo bacio, ma stiamo scherzando, che lui abbia deciso di fare questo cambiamento per lei, perché ragazzi nel suo mondo l'aspetto conta, c'è poco da dire e poco da fare, lui era veramente improponibile, voglio dire, ve lo ricorderete bene, quindi chiude una lavanderia, faceva affari sporchi. La reazione più o meno di sta battuta è questa, tesoro, hai tutte le ragioni del mondo. E quindi sì, loro stanno ancora qui a... Ti sta bene tutto? Oh, santo cielo, va bene. Balla al ritmo della musica? No. Chiedi a Kyra della sua giornata, direi ora di no. Potreste, però, fare il fuocarello. Quindi basta giocare, potreste venire qui. Vai ad accendere, Grayson, sperando che tu non prenda fuoco. Vai. Quindi attenzione Grayson, ti prego. Ahiro è andato a lezione, fermi tutti che faccio, ascolta attivamente. Perfetto, ora che è acceso il fuoco potresti fare invito a passare del tempo insieme Kyra e Valeria, perché vorrei che lui stringesse un po' più di amicizia con Valeria. La relazione è molto bassa. Che c'è? Ma davvero non ti puoi sedere? Per quale motivo? Ma ragazzi, devo capire perché... Perché non vi potete sedere? Così? Ora sono alla giusta distanza. Tentiamo di nuovo. Tentiamo ancora una volta. Facciamo. Racconta una storia di gruppo, una fiaba su un troll? Sì, dai. A queste due donzelle. Vediamo se lei ce la fa a questo punto a sedersi, perché... sì, erano collocati un po' male qua. Ovviamente lei accanto a lui. Tesoro, qua se vuoi unirti a noi, guarda, sei ben accetta. Che avete combinato? Che cosa? Gracie, cosa hai fatto? Ma non vi posso perdere d'occhio mezzo secondo. Cioè, se lui ci è rimasto male che magari tu gli hai detto quella cosa. Erano tutte interazioni carine, non lo so. Forse perché magari lei gli ha detto... sono contenta che tu abbia deciso di migliorare il tuo look per me, e lui magari ci rimane un po' male perché le dice beh, in teoria ti sarei dovuto piacere a prescindere, no? E ragazzi, lei non è bugiarda, voglio dire, si scuserà, però gli dirà la verità, gli dirà guarda, insomma, vediamo come posso dirtelo in modo carino, sai quanto io ci tengo all'alimentazione, giusto? E lui, certo, ecco, diciamo che accettarti come eri vestito prima, vestito più che altro, non tanto il taglio di capelli o che, ma accettare quel look è come per me decidere di mangiare ogni giorno cibo spazzatura. Beh, sei stata abbastanza diretta, perché Gracie è così ragazzi, cioè lei è buona e cara però... È abbastanza diretta. Io speravo di piacerti anche prima, ma ti trovavo interessante, certo, questo è vero, però cerca di capirmi. Insomma... l'occhio vuole la sua parte un pochino, e lui dice, beh... Oh, guardate cosa pensa lei, tesoro! Stai veramente pensando quello che penso? Scusami il gioco di parole, ma sì. Io volevo altre interazioni però, a parte il fichi fichi, quindi dai, togliamo. Dai, questo stereo, mamma mia, ragazzi, perché compra uno stereo se ce l'hai? No, niente, il fichi fichi, ragazzi, è quello lo scopo, non so se si è capito. E dai, amoreggiate allora. Immagino che lei ora, dai, non ti sarai offeso, vero? Non vuoi più starmi vicino per tutta la vacanza? E lui, lo sai che non è vero. Oh, dai, si è scusata, perché magari lei dirà, mi sono espressa, cioè le avrà detto, mi sono espressa male, ma non volevo offenderti, non voglio che tu ci rimanga male, soltanto che non posso prenderti in giro, non sono quel tipo di persona. Stai raccontando la storia, ma lei sta ascoltando. Allora, c'era una volta un principe ranocchio che sognava di diventare un cavaliere, quindi si rivolse a un mago potente per chiedergli di trasformarlo. Ma indovina, lo trasformò in un maiale! Altro che cavaliere! Qual è la morale della storia? Bisogna apprezzare ciò che si è. Quindi, se avesse apprezzato di più di essere un principe, anche solo se ranocchio, avrebbe incontrato la sua principessa, mentre invece così è stato soltanto trasformato in un maiale, si è completamente scordato di essere trasformato in un cavaliere e, come dire, ha continuato soltanto a sognare di poterlo essere, ma fine della storia. E lei, è una storia interessante, mi manda al bagno, quindi non ti dico com'era sta storia, tesoro, va bene. Dunque. Ma lei sta ancora partecipando? No, tesoro, ti prego, debughiamola perché altrimenti non finiamo più. Sii riconoscente, nel senso che lui andrà da lei e le dirà, guarda, ti ringrazio comunque per aver deciso di partire prima con noi. Immagino quanto possa essere... imbarazzante per te trovarti in questo gruppo senza Hiro. No, ma figurati, sì, cioè lo è. In realtà ti spiace, dovrei andare in bagno. Lui, ma certo, vai pure, ci mancherebbe. Vai, non volevo insomma trattenerti, soltanto ringraziarti. Sei stata molto gentile, ecco. Va bene. Qui come stiamo andando? Dove stai andando, tesoro? A criticare qualche mobile? Ti prego, dimmi di no. Dimmi di no. Qui? Allora, visto che lei mi chiede insistentemente di fare fichi fichi, ragazzi, vai qui insieme, su. Oh. Ha consapevolezza di aver tratto dal corso tutte le conoscenze che poteva. Perfetto, raggiungici, partecipa alla vacanza. Ecco, è arrivato anche il nostro Ahiro. Quindi immaginiamo ovviamente che sia, insomma, si sia fatto tutto il viaggio, eccetera, eccetera. Cambiamo gli outfit, caro mio, indossa questi, dai, va bene, e vieni in soccorso. Parla del giorno con Pyrrhoon, no, in questo momento non c'è Pyrrhoon, quindi tesoro devi... Ok, vuoi condividere delle idee con lei? Va benissimo, vieni subito qui, dai, raggiungi il gruppetto, perché immagino che comunque le abbia mandato un messaggino quando lei col telefonino stava lì che controllava... Vai pure, io aggiungo un ciocco e vi aspetto qui. Intanto al piano superiore blocca la porta per tutti, così questo non se ne va in giro, perché io lo conosco, sto tizio poi va in giro. Quindi così al bagno, tutto quello che vuole, tu hai lo stereo, perfetto. Allora, musica romantica, perché secondo me lei farà questo, musica romantica. Magari le farà anche schifo, però insomma lei ci prova. Vediamo un attimino. Romantica. Regoliamo il volume sempre al minimo. Sì, dai, è questo stereo. E lui, mi hai detto di raggiungerti qui? Cioè sei voluta salire al piano di sopra? La stanza l'avevo controllata, è tutto a posto. In realtà l'aveva controllata Valeria. Oh no, volevo cogliere l'occasione per rilassarci e chiederti scusa, sono stata veramente scortese prima. Deve andare in bagno, quindi sai, scusami, dovrei solo un attimo andare in bagno, ma fai pure. Rilassati. Io mi rilasso qui. Va bene, vai. Però vai tesoro, se devi andare in bagno, vai. Che c'è? No, dai, la pelle secca, ragazzi. Ma ti pare che tu arrivi qui? Lei mi auguro sia andata in bagno. Valeria, ti prego, dimmi che sia andata in bagno. Ah, lei si sta facendo anche una doccia o il bagno, quel che è. Valeria, dove si trova? Ce la siamo persa, Valeria? Dove sta andando? Perché vai in quei bagni, tesoro? Ma... vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Oh, vieni qui, dai. Condividi delle idee con lui. Quindi amichevole, facciamo... No, canta no. Condividi idee brillanti. Ehi, sei arrivato quindi. Ovviamente ragazzi, eventuali abbracci non li considerate proprio. Ecco, al massimo si possono salutare così. Sei arrivato, vedo. Sì, ci ho messo un po', ma la lezione ha ritardato un pochino. Come va? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Guarda che posto stupendo, ora capisco perché... insomma, me ne parlavi così bene e ti piaceva così tanto. Sì, c'è un attimo di gelo quando lui dice questa frase. Lui... ora potremo... vabbè, l'abbraccio no, ovviamente. Ora potremo godercelo insieme questo posto, ok? Tutte le volte che vorremo. Ok, e quando i bambini saranno un po' più grandi, Purune sarà un po' più grande, quindi tra poco potremo portare una volta i ragazzi. Sai, stavo leggendo su internet che presto ci saranno degli sconti. Non sarebbe fantastico? Ma sì, perché no? Potrebbe essere un'idea. Sempre che riuscirò a instaurare un minimo di rapporto con Plumbob. Ha raggiunto il livello 4 di carisma, ma sì, sono sicuro che ci riuscirai. Fwingle zibs, fwingle zibs, fwingle bazulorn. Sì, ogni occasione è buona per sfoggiare le tue abilità canore, vedo, eh. Ma non è capodanno, tesoro, vabbè, lasciamo stare. Sì, diciamo che nello scorso episodio avete visto come il nostro chiedeva consigli su come approcciarlo. Lui, secondo me, adesso parlerà proprio di questo di nuovo, no? Che di un altro sim chiederà... di Plumbob. Vedete la relazione quanto è alta? Anzi, fatemi vedere una cosa, sono curiosa. Patato, sviluppa l'abilità di creatività, va, visto che ci sei. No, non posso selezionarlo, però posso fare questo. Mostrarvi la relazione, cioè se clicco sul piccolo Plumbob, dipendente, fratello, buoni amici, una relazione solida costruita sulla fiducia e su ottimi ricordi. Alieno conosciuto. Ora, non capisco perché lo reputi come un fratello, in realtà, quando dovrebbe essere il nipote. A meno che la mamma... oh mamma, ragazzi, mi sta venendo un dubbio. Tua madre... è il tecnico di impollinazione senior. Siete fratelli! Oh mio Dio! Ma Milton, che ciurlo mi combini! Potevi almeno cambiare madri! Quindi praticamente... oh santo cielo, tu chi hai? E anche tuo fratello, quindi! Ecco perché cercava sempre voi, perché andate così d'accordo! No ragazzi, non ce la faccio. Praticamente l'aliena... che ha impollinato all'epoca il nostro Hiro, ovvero la madre di... è la madre sia di Ahiro sia di Gure, e poi ha impollinato anche Grayson ed è la madre quindi anche di Plumbob, quindi loro sono fratelli, non sono zio e quant'altro, però vabbè, dal mio punto di vista sono anche zii, insomma. Sai, lui mi piace, è in gamba, ma devo capire come rapportarmi con lui. È un bambino fantastico, è... dovresti cercare, secondo me, di avvicinarti di più ai suoi interessi. Tipo portarlo qui potrebbe essere un'idea. A lui piace fare tutte quelle cose, tipo, ecco, dipingere. Il regalo che gli hai fatto è stato geniale. Lo ha apprezzato molto, dici davvero? Quindi ho possibilità di recuperare ancora, secondo te, con lui? Perché vorrei tanto... Insomma... meglio che tu non scopra che sono fratelli, in realtà, fidati, perché altrimenti hai un altro trauma. E quindi sì, lui ti sta dicendo, ma sì, dai, gli piacerà sicuramente, tesoro, tu vivrai qui? Va bene, ok. Fatemi vedere Valeria che fine ha fatto, ma io... Dove sarà andata? Al bagno, ragazzi, qui. Eccola qua giù, ma almeno sei andata in bagno, dai però. Richiamala qui, mannaggia. Quindi facciamo... azioni, forma un gruppo, lo formiamo con Valeria e magari fai sediti insieme, cerca di cambiare posto. Vediamo un po' qua su invece come va. È andato in bagno questo qui, dai su, oh, vieni qua. Mi sa che ha capito quello che sta per accadere, quindi fa un po' di sport prima dell'evento, vai vai. Nel frattempo, secondo me, quando lui esce dal bagno, lei si fa trovare così. Ora, io non ho mai impostato outfit particolari, però si fa già trovare comunque così, insomma, senza vestiti, immaginate, no? Senza i vestiti che portava prima. E a lui prende un mezzo coccolone, perché sapete che lui è tutto un po' impostato, quindi accarezza la guancia, vai...